Qui ci sono una cosa, veramente una chicca, che chi di voi, diciamo, si indirizzerà o si è indirizzato alle opzioni troverà assolutamente interessante, ed è il ratio put call. Questo è un ratio che è stato reso noto da un libro di Martin Zweig, e ci sono due modi di procedere: quello tradizionale, che è il numero di opzioni put fratto il numero di opzioni call. Ovviamente voi sapete che le opzioni call e put, essendo dei diritti, possono essere creati come gnocchetti, come dicono a Parma, nel senso che non c'è nessuna limitazione. Quindi il numero delle opzioni put che vengono create, quando aumenta rispetto al numero di opzioni call, quindi quando il ratio, il numero di opzioni put fratto il numero di opzioni call aumenta, significa che ci sono degli operatori che in maniera sempre più massiccia cercano di proteggersi con l'opzione put, ovviamente, contro un possibile ribasso. E questa è un'indicazione della fine ciclo rialzista. Il dottor Domenico Dall'Oglio invece ha elaborato anche lui questo approccio, sostituendo il numero di opzioni put con l'open interest. E l'open interest dell'opzione put fratto l'open interest delle azioni call. E i risultati sono assolutamente di grande interesse. Come voi sapete, l'open interest è il controllore delle operazioni aperte, quindi di quante, in termini di controllore, operazioni sono state aperte, non più il numero, ma il nuovo. Diciamo che il numero di opzioni put, il numero di opzioni call è un numero che non ha quelle caratteristiche di dinamicità dell'open interest, cioè delle operazioni che sono state messe in essere. Voi vedete in questo caso, con dei dati che sono stati forniti dal dottor Dall'Oglio, che pazientemente li colleziona da anni, quindi ha un archivio storico assolutamente unico in Italia. Qui vedete questo sistema sull'S&P MIB Mini dal 2007 al 2010, con dei risultati assolutamente interessanti. Poi c'è la sua congestione, perché non è che tutte le ciambelle vengono col buco, però diciamo, stiamo parlando di un equity line che cresce a 45 gradi, come piace a noi.